Primo giorno all'Indisi, ho incontrato nella scorsione anche di gente, anche sul quadro della nostra città, intanto che ne ha fatto e qua andiamo a pezzi. Abbiamo fatto questo incontro con i dirigenti e non solo con i dirigenti e abbiamo cercato di capire le priorità. È chiaro che la priorità Brindisi, come in tante altre realtà, è quella della discarica, della raccolta dei rifiuti, quindi là bisogna profondere queste energie nel dialogo con l'amministrazione comunale, con l'amministrazione regionale, che certamente è importante, nell'attendere anche le vicende giudiziarie che anche oggi prevedono un'udienza circa il ricorso alla ditta che si è aggiudicata l'appalto della raccolta, e quindi aspettiamo queste vicende, ma chiaramente nel momento in cui aspettiamo dobbiamo anche vedere di risolvere l'emergenza. È difficile, ma ci impegneremo in quella direzione. C'è un'altra grana che è quella delle multiservizi, della partecipata. Sì. Che cosa, come intenderete agire in questo senso? Vediamo, intanto stiamo mettendo a fuoco la macchina, lei capisce che dobbiamo anche creare la struttura subcommissariale, dobbiamo mettere mano alla dirigenza, nel senso che gli incarichi vanno rinnovati perché scadono naturalmente con l'avvenire meno del sindaco. Allora, partiamo con la macchina, certamente la spazzatura non può aspettare la macchina, ma i multiservizi, che è certamente un aspetto importantissimo nelle problematiche della realtà comunale, possono anche una settimana aspettare. Lei ha detto una dichiarazione di impegno nei confronti della città, ma soprattutto un obiettivo, quello di provare a cambiare un atteggiamento culturale che dia più responsabilità anche ai cittadini. Sì, io mi rendo conto che l'incontro che faccio oggi con voi è molto complesso e difficile, perché voi volete le risposte sui fatti, come è giusto che sia, e allora la preparazione in 48 ore non può essere sicuramente a tutto tondo come avete scritto qui. Io l'incontro l'ho fatto per assumermi una responsabilità dinanzi alla gente di un rapporto nuovo, che intendo nuovo, un rapporto ispirato a trasparenza e a comunicazione. Il dialogo con la gente deve essere aperto, la gente non deve essere interessata a questo nostro primo incontro, ma agli incontri a seguire, per verificare che quanto ha detto oggi il commissario sia poi stato rispettato. Quello che dice oggi è di voler ascoltare la gente, voler realmente andare incontro alle esigenze della gente e realizzare un concetto di trasparenza della gestione comunale che è determinante per una crescita della comunità. Cosa le è sembrato della città di Brindisi? Città di Brindisi è una città che ha stentato negli ultimi anni ad avere un'amministrazione continua, non dico bella o brutta, continua. I susseguirsi gestioni commissariali credo che siano la fotografia di un rapporto difficile, ed ecco perché credo che sia importante accompagnare la città a un voto tra un anno che l'aiuti a maturare la realtà locale meglio, a creare un rapporto con i propri rappresentanti diversi. Il fatto che lei, il nuovo prefetto Valenti, siate esperti nel controllo del territorio. Brindisi è una città in cui negli ultimi mesi c'è una riconoscenza dei fenomeni di criminalità, piccola criminalità, ma comunque criminalità importante. Cosa pensate di fare? Ma credo che anche alla luce dei nuovi provvedimenti del decreto Minniti, della legge fatta da Minniti, ispirata da Minniti, ci sia un rapporto sempre più rilevante delle organizzazioni comunali, istituzionali, istituzione comune, nel partecipare alla sicurezza. Ma questo al di là delle leggi, credo che sia ormai un discorso ampiamente consolidato e collaudato, che poggia anche su rapporti personali di continuità e di sinergia con le forze di polizia. Oggi pomeriggio incontrerò tutti e tre i colleghi delle forze di polizia, dico colleghi perché quella è la mia estrazione, ho già visto il prefetto, quindi credo che stando in rete, stando in sinergia, le energie che non sono mai bastevoli possono anche subire una lievitazione, un aumento naturale. L'importante è sentirsi e registrare i problemi e affrontarli. Certo, nessuno di noi credo che abbia la bacchetta magica, l'importante è che la gente capisca che uno si sta impegnando. Lei è fiducioso comunque rispetto alla risoluzione almeno delle emergenze più grandi? Almeno delle emergenze più grandi, no, sicuramente bisogna essere fiduciosi, bisogna essere ottimisti e bisogna essere però anche concreti, ed ecco perché il polso con la gente diventa determinante, perché la gente vera, la gente che ha bisogno, ti sa dire se stai andando nella strada giusta o in quella sbagliata. L'ultima cosa, ho incontrato ieri la sindaca, cosa le siete detto?
La vedrò tra poco per un passaggio di carte, di regole di carte, di contabilità di cassa. Chiaro che la sindaca mi ha parlato dei problemi della città, come quelli che voi stessi state evidenziando, come già la dirigenza me l'aveva detto, è chiaro che bisogna affrontarli, ma non ci può essere continuità di impegno politico perché la gestione commissariale è diversa, è chiaro. Buon lavoro, in bocca al lupo.